too. Thank you.
Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
the newest reminder on that. Perché non mi sono ricordato che domani è attacca alle 7, perché se no sarei andato diretto a casa. Ovviamente mi sono fatto sentire su quel fatto del non essere stato manager, perché tanto per rompere un po', capito? Per fargli vedere che non so scemo. Nel fatto che il responsabile è Manolo. Tanto per far vedere che ero interessato al posto di Manolo. Però, vabbè, tanto per farglielo capire, cioè da una parte è meglio perché capisco che non sono un operaio tranquillo, ma molto in alto. Fai così, digli che gliel'hai comprato, che l'hai comprato. Digli che l'hai comprato, vedi, cioè gioca un po' su sta cosa. Vabbè, ma se ti vuoi un po' divertire, fai due risate, alla fine glielo dici. Il bello delle bugie. Che tu gli dici, sono così, vedi un po' come ti reagiscono, dimmi un po' se sono buoni e poi gli dici che le fatti il culo. Provaci. Sei negata.
sì, non si arriva da nessuna parte, perché è un'altra, no? Però è una, come si chiama, poi chiama la scheda, è una capacità. Non importa saperle dire, ma nemmeno, perché se poi si vengono a scoprire, puoi essere bravo quanto ne pare, ma rimane comunque una bugia. Certo. Lì giochi molto su anche quanto si ricorda la persona che ha sentito la bugia. Che ne sai? È tutto un fatto di memoria. Esattamente. Stanno bugie. Essex Road Station. Just in the gym. Yes. Yes. Yeah, you step out. Right.
gente che ormai, ma che vecchi, ma che va a pensare, tu mi dici i vecchi, ma anche loro hanno la loro parte, però il problema è questo, che bisogna mantenere la selezione naturale, ormai non esiste più, quindi i migliori vecchiali il DNA più va di valore, cioè deve più e più procreare, è questo che io penso. Perché sono tanti quelli là che ecco, fanno figli come se adottassero i cani, capito? Oppure anche peggio, i canarini. E non posso, un po' vince sta maggioranza, che sia ben chiara. Oh, meno male. Voi invece tutto bene? Che avete fatto per Pasqua? Avete fatto la colazione pasquale? E allora la farete? L'avete organizzato tutto per la colazione di Pasqua? Oh, ma no! Se permetti, con tutto rispetto, ma ora la nonna sei tu, quindi ti tocca. C'ha da levare nel frigo, cioè, la prima legge della cucina proprio. Oddio mio. Coppa. Non ne ho idea Mirella, non ne ho idea. Continuo a pianificare, già l'anno scorso avevo pianificato per andare un po' a Tenerife e prendere un po' di sole. E alla fine ho annullato tutto. Alla fine ho annullato tutto perché dovevo partire da solo, che per carità non che mi abbia mai spaventato come cosa, però qual era la cosa? Mi ero imposto di fare, era una cosa interessante, se non che una settimana, cioè che in realtà si chiama vacanza per me, ma io sai che sono abbastanza attivo, quindi mi stavo anche prenotando un corso per fare il surfista, perché lì a Tenerife se per un posto sia bello. Quindi fare anche, imparare anche il surf, visto che ci sto. Però ovvio, lì per lì poi mi sono detto aspetta un attimo, io vado in vacanza e mi devo riposare. Perché mi devo mettere questa pratica pure? Io devo far frutto. È che mi viene da pensare che ogni secondo deve essere fruttato. Il riposo io proprio non l'ammetto, perché già te l'ho detto che io eviterei anche di dormire. Beh, guarda, io addirittura per certi turni che ho fatto in precedenza, quando proprio stavamo in fa bisogno di gente nuova al lavoro, io mi permettevo di fare turni, ora va meglio, grazie. Però eccoci, sì, però ecco, vedi, oggi ho perso un po' di tempo e poi arrivo a casa e mi mangerò, io faccio la doccia, yogurt. Però che facevo? Arrivo alle 10 e mezza, al tempo della casa facevo le 11, quindi dormire e svegliarsi poi alle 5 per poi prendere il bus e andare al lavoro. Però qual era fatto? Addormentarsi veloce, velocemente, addirittura ho imparato la tecnica militare. Guarda, è interessante, ti dirò. Cosa riguarda? Ovviamente con i tappi, ti senti? No, vabbè, ho pure visto il movimento, sto sul bus. Però sì, è interessante, ti addormenti davvero 6 minuti. Se riesci, perché poi è una cosa che più prendi praticità e più ti riesce.
e in quel momento mi ha aiutato, in quei momenti mi ha aiutato, anzi.